Ti invito in Abruzzo. Ti invito allo stesso. Il Gran Sasso l'hai visto. Ehi, calanchi di Atri l'inverno. Ehi, trabocchi di Vasto. Grande partecipazione alle due giornate di Destinazione Abruzzo, la manifestazione regionale dedicata alla condivisione del piano strategico del turismo regionale con tutti gli operatori e gli stakeholders del territorio abruzzese. L'Abruzzo sta riprendendo all'interno dello scacchiere nazionale un'importanza sotto il profilo del turismo che merita. Diciamo che è un turismo che non parte sul discorso, cioè che noi sentiamo parlare molto del turismo, io farei questo, farei quell'altro. In realtà si parte da dati. Noi oggi abbiamo un sistema, il sistema Sitra avanzato, di studio assolutamente dei dati di chi viene in Abruzzo, che età ha, se uomo, se donna, cosa sceglie, che tipo di turismo sceglie, per poi puntare fortemente sulla promozione turistica e sulle azioni da mettere in campo per ritirare, attrarre sempre di più il turista verso l'Abruzzo. La presenza quindi alle fiere più importanti, conclusione del 2018 con Artigiano in fiera su Milano, è stata proprio il trionfo dell'Abruzzo rispetto a altre regioni che invece la facevano una padrone prima, e questo ruolo è stato riconosciuto ed è riconosciuto in questa fase da tutti coloro che vedono finalmente l'Abruzzo come un concorrente. È chiaro che insomma prima forse non eravamo visti nemmeno come concorrenti, oggi siamo alla pari concorrenti di tutti quelli che sono le regioni paragonabili ovviamente all'Abruzzo, che non è possibile, no? Magari paragonare il flusso turistico su Venezia così che, come sull'Abruzzo, perché solo Venezia è un po' l'attrattivo che è unico, così come Roma, però sicuramente paragonarsi alle altre regioni comincia a diventare un fattore che ci fa piacere, e comunque siamo in competizione, siamo lì pronti a giocare la nostra partita. Oggi in realtà sul turismo si sta puntando anche, devo dire, c'è un fermento, no? Ci sono scuole, si fa programmazione, questo è bellissimo, fa capire quanto importante può essere l'attrazione del turismo anche come soluzione lavorativa, voglio dire, perché è chiaro che oggi insomma insieme a tutti quanti riusciamo a dare un impulso maggiore, e questo sicuramente siamo contenti. E siamo contenti che veramente operatori turistici, scuole, ma semplici ascoltatori sono stati presenti in questi due giorni, e questo a noi fa veramente piacere. Vuol dire che c'è veramente voglia di fare turismo. La scelta di Teramo, la volontà di scegliere Teramo è stata perché Teramo è una città che va ricostruita, e quando parliamo di ricostruzione non parliamo solo di una ricostruzione delle case che hanno subito le lesioni del terremoto, ma di una fiducia, ricostruire la fiducia, ricostruire anche la voglia di investire nella nostra città partendo anche dal turismo. E la città di Teramo è una città bellissima, la città di Teramo è una città che offre tanto, che si pone come cerniera tra la montagna e il mare, che ha dei punti di forza, è una città che ha una storia che parte dall'antica Interamnia Urbs per arrivare ai giorni d'oggi, piena di monumenti, piena di cultura, piena di arte, piena di storia, e poi ha sicuramente in quello che oggi siamo qui a fare, nell'enogastronomia, uno dei punti fondamentali dell'attrazione turistica della nostra città. Chi importa della scossa che ha spaccato case e ossa e ha buttato tutto giù? Presidente Lolli, questi sono progetti importanti perché rappresentano una vera e propria vetrina per l'intero territorio, visto e considerato che ci sono operatori turistici ma anche scuole che sono pronte a promuovere l'Abruzzo. Sì, non c'è dubbio, il turismo ormai è diventata, già oggi, ma potrebbe diventare per il futuro, per altre regioni italiane già lo è molto di più di quanto non sia in Abruzzo, una delle opportunità di sviluppo reali, nel senso che può dare lavoro, ricchezza, economia, e naturalmente il turismo non lo possiamo più vivere e considerare quello che era qualche anno fa. Il turismo è profondamente cambiato perché è cambiato proprio la cultura, l'aspettativa, la domanda dei cittadini. Noi per anni abbiamo inseguito
vorrei dire quasi per fortuna, non riuscendo a raggiungerlo, un turismo di massa che assomigliasse a quanto hanno fatto sul mare magari altre regioni tipo la Romagna, o in montagna altri posti molto sviluppati solo sullo sci alpino. E non abbiamo capito invece che nel frattempo cambiava proprio l'atteggiamento dei turisti. E naturalmente il fatto che ci siano attrezzature in montagna o la possibilità di essere ospitati in stabilimenti balneari adeguati rimane tuttora una condizione essenziale, ma non basta più. Non c'è più il viaggiatore di una volta, no? Che cerca semplicemente un monoprodotto. Il viaggiatore ha cambiato molto le proprie attitudini, si va in un posto per fare un'esperienza e quindi si fa molto caso a tutte le attività che compongono una vacanza, dal cibo alla possibilità di utilizzare prodotti culturali, alla possibilità di fare attività fisica e movimento, alla bellezza naturale, ai servizi che si trovano. Il turista è diventato molto più esigente e anche molto più attento al prodotto che gli si offre, e quindi noi dobbiamo, avendo questo patrimonio immenso che è l'Abruzzo, immenso, e però non siamo ancora stati capaci di organizzarlo come un prodotto adeguato alla domanda che cambia. Oltre all'Italia, qual è il paese su cui punta l'Abruzzo fuori dai confini nazionali? Dunque, noi abbiamo finora, parliamoci chiaro, un turismo che è fondamentalmente un turismo di prossimità, cioè i turisti che sono venuti in questi anni in Abruzzo sono fondamentalmente turisti che si muovono dal Lazio, dalla Campania, dalle regioni limitrofe fino alla Lombardia. Come turismo estero siamo ancora molto indietro, la nazione alla quale attingiamo più turisti è tuttora la Germania. Noi dobbiamo intanto rivolgerci al turismo europeo, nord europeo, che è un turismo che ci può raggiungere più facilmente. Contemporaneamente però ci dobbiamo mettere, certamente non da soli, perché da soli non ce la faremo mai, insieme a altri, in particolare io penso insieme soprattutto alla capitale, a Roma, a intercettare il flusso immenso dei turisti, per esempio dei turisti cinesi, i quali naturalmente difficilmente possiamo immaginare da qui ai prossimi anni che possano partire dalla Cina per venire a Teramo, ma sicuramente tra quelle migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di turisti cinesi che invece si muovono per andare a Roma. E poi, diciamo, nel pacchetto turistico che gli si offre, avere la possibilità di 2 o 3 giorni venire in Abruzzo è utile e consolida e arricchisce il pacchetto romano, e nello stesso tempo dà a noi la possibilità di entrare in mercati sui quali da soli difficilmente potremmo entrare. Per fare integrazione e sviluppo è necessario un piano strategico, e ce l'abbiamo. È necessario fare integrazione, è necessario fare i presupposti per l'innovazione, è necessario creare i presupposti per internazionalizzare, quindi una nuova narrazione dell'Abruzzo, è necessario fare anche i presupposti per una formazione permanente degli operatori, quindi con anche la condivisione e il monitoraggio, quindi l'uso dei dati che vengono fuori dall'osservatorio e anche dai nuovi media e nuovi social. E ovviamente è fondamentale avere tutti questi strumenti a disposizione, dove con la condivisione da parte degli operatori si può creare la vera cabina di regia e la vera sviluppo. Quindi integrazione si fa avendo gli strumenti, e in quest'anno ne abbiamo preparati tanti, quindi che oggi condivideremo e presenteremo agli operatori, per poi ripartire con fondamentali importanti che sono appunto l'innovazione, la formazione, l'internazionalizzazione, e anche presenteremo la nuova idea di posizionamento dell'Abruzzo, da cui poi deriverà il brand sul quale lanciare l'Abruzzo nella prossima stagione. Sono state 2 giornate assolutamente intense per voi e per tutto il comparto turistico regionale. Sì, stati generali, ieri ci sono stati tavoli di lavoro con tanta partecipazione, anche di contributo di idee e di proposte, proprio sulle idee e sulle proposte operative e strategiche del piano di sviluppo. Per cui oggi non a caso ho chiamato Stati Generali insieme per il futuro, perché solo con la condivisione, con gli strumenti e con l'innovazione e la formazione possiamo veramente far sviluppare e far raggiungere all'Abruzzo quegli obiettivi anche numerici di presenza e di visibilità che tutti quanti desideriamo. Ti invito in Abruzzo, ti invito allo stesso, il Gran Sasso l'hai visto, e i calanchi di Atri l'inverno, e i trabocchi di Vasto,
vuoi il formaggio, l'agnello. Nevica, Madonna mia. L'aeroporto d'Abruzzo ha ovviamente un compito assolutamente importante per aiutare l'Abruzzo ad uscire fuori dai confini regionali e nazionali. Certamente, noi stiamo facendo di tutto per far diventare il nostro aeroporto l'asset principale dell'incoming, cioè della venuta degli stranieri, in particolare comunque dei turisti, che sono quelli che ottimizzano il PIL e alzano il reddito turistico della regione. In questo senso abbiamo una buona notizia che oggi ufficializzeremo, e questo coordinamento tra i tre aeroporti del centro Italia che ho creato con Ancona e Perugia, di cui noi siamo coordinatori, e che nelle prossime settimane incontrerà il governo per chiedere che nelle tre regioni ex terremotate, diciamo così, Umbria, Marche e Abruzzo, e nei tre aeroporti si svolgano politiche eccezionali, speciali, per incentivare l'incoming. Ne ho appena discusso col direttore generale dell'Enit e stiamo allestendo un tavolo nazionale che potrebbe portare risultati interessanti. Quindi possiamo dire la parola d'ordine è sinergia in questo caso, visto e considerato che l'Abruzzo ha bisogno delle altre regioni? Sì, assolutamente sinergia, e per fortuna in questa sinergia siamo capofila, il che ci aiuta anche, come si dice in gergo, a portare avanti la marca dell'Abruzzo, cioè il buon nome della regione. Ovviamente per la regione Abruzzo la parola d'ordine è diventata negli anni programmazione. Programmazione e fare sistema, programmazione e fare sistema. Tutti insieme, questa è la rivoluzione che io ho portato nel turismo, cioè quello di essere tutti insieme nelle scelte e nelle decisioni. Ieri sera, quando giravo tra i tavoli per parlare con coloro che hanno partecipato, ho detto io non sono stato presente, nel senso, perché non ho voluto condizionare il dibattito. Quello che io ho voluto e ho chiesto sia la ritenevo la cosa utile, e tutti mi hanno detto la stessa cosa, non utile. Di più, magari c'era una persona che veniva da Antrodoco che mi ha detto: ma io, cioè, nel Lazio queste cose non esistono, cioè, io sono incredibile quello che riuscite a fare voi. Vuol dire che qualcosa di buono facciamo. Poi è vero che ne vuoi provvedere in pari, però voglio dire, insomma, è bello sentirsi anche dei complimenti quando magari vengono da regioni che noi invidiamo, sia sotto il profilo del turismo, sia sotto il profilo di presenze addirittura, perché il Lazio chiaramente solo con Roma non è paragonabile, ovviamente, l'Abruzzo.